stanno per ripartire i lavori al Palazzo del Podestà. In questi giorni è prevista infatti l'apertura delle offerte economiche per l'aggiudicazione dei lavori. Una sentenza del Tribunale ha rischiato di far slittare ulteriormente il nuovo stralcio, ma, come assicurato dal sindaco Giovanni Malpezzi in Consiglio Comunale, alla fine si tratterà solo di una decina di giorni. Bisogna infatti attendere la decisione dei giudici, che potrebbe escludere alcune ditte dalla gara. Dopo il rinvio a causa dei ritrovamenti in Piazza delle Erbe, il secondo rinvio per non intralciare l'attività estiva di un locale di pubblico servizio, sembra che i lavori al Palazzo del Podestà quindi possano ripartire. 350.000 euro il costo dell'intervento, comprensivo della realizzazione della scala di sicurezza esterna e dei lavori di riqualificazione della parte interna. Verrà individuata, con l'apertura del stato economico, verrà individuata la ditta, inizio lavori entro settembre e fine lavori primavera prossima. Questo secondo stralcio prevede appunto gli interventi all'interno. Quindi quello che non è stato fatto col primo stralcio, che ha riguardato la parte strutturale ed il coperto. Questo secondo stralcio riguarderà all'interno del salone dell'Arengo, quindi a livello di impianto, di impiantistica e a livello insomma di rifacimento generale interno. In più riguarderà il fabbricato dell'ex scuola di musica. Quindi in quel caso lì bisogna intervenire, l'intervento è completo, quindi verrà fatto anche sulla copertura e alla fine del secondo stato, ecco, verrà sistemato interamente il palazzo. In concomitanza ci sarà l'aggiudicazione del terzo stato, che è quello che riguarda la realizzazione della scala di sicurezza sulla Piazza delle Erbe, per aumentare la capienza, che attualmente è di 99 persone.